good. Su quei laghi lì c'era un laghetto piccolo in mezzo al bosco, lì era pieno di arborelle, prendevi quella corda che viene su. Adesso ho attaccato la tanica qua come boa e inizio a attaccare la spaderna. La spaderna. Ok. Così. Ok, questo è il primo nodo. No, va bene. Ok, prima che pure. Qui sul lago di Alserio stiamo sperimentando delle tecniche di contenimento specifiche per il siluro sui laghi, provando dei sistemi che abbiamo già utilizzato in altre realtà simili e calibrandole per la realtà del lago di Alserio. Sono dei sistemi di pesca selettivi per i grandi predatori, particolarmente adatti per il siluro, e li stiamo calibrando in previsione di un intervento massiccio, estensivo, che faremo dall'anno prossimo, dal 2025. È un intervento che sta effettuando il Parco regionale della Valle dell'Ambro con dei fondi di Regione Lombardia per un piano triennale di contenimento del siluro, e questi interventi vanno ad integrare le attività che stiamo svolgendo da anni ormai sul fiume Lambro. Come funzionano? In sostanza utilizzano delle corde galleggianti di circa 75 metri di stendimento. Ogni 5 metri abbiamo dei braccioli con dei galleggianti, vengono utilizzate delle bottiglie di plastica come galleggiante, un bracciolo con un piombo da 100 grammi e un'esca innescata, appunto. Abbiamo visto che l'efficacia maggiore ce l'abbiamo col pesce vivo. L'esito di questo risultato dell'esperimento che abbiamo fatto qui sul lago di Alserio ci ha portato alla considerazione che dobbiamo sicuramente dimensionare in maniera molto maggiore il sistema. Strappato. Le schiere non li beccano. C'è dietro un disastro qui. Sì. Tanto attaccato. Si è slamato. Furia di tira e tira, l'ha aperto fuori. Circa il 30% delle esche sono state attaccate dal siluro, e quindi con un sistema maggiormente dimensionato siamo sicuri di ottenere dei risultati efficaci per il contenimento della specie anche sul lago di Alserio. Guardalo qua, lo vedi? Eccolo lì. Ce l'ho. 10-12 kg è andato. Ok, buono. Continui.